In Italia in queste ore stiamo discutendo del futuro della RAI e siamo partiti da Pippo Baudo, che mi sembra che sia l'emblema, una delle grandi icone nazionali. Io, signor ambasciatore, la ringrazio di cuore per l'accoglienza. Sono anche segnato un po' di appunti sui numeri del lavoro che state svolgendo e che trovo che sia particolarmente positivo e interessante. Ma vorrei prima di tutto dare di cuore un abbraccio a tutte e a tutti voi. È bello che entrando nelle ambasciate, che stiamo molto girando in tutto il mondo perché l'Italia deve tornare a essere l'Italia, voi già la rappresentate ai massimi livelli, noi abbiamo bisogno di far sì che il nostro paese torni a essere quello che deve essere nel mondo, un punto di riferimento. E allora da questo punto di vista, tutte le volte che entro in un'ambasciata, una delle cose più straordinarie è la presentazione, nome e cognome, e poi ci sono gli anni. Da 24 anni in Giappone, da 19 anni a Yokohama, da 16 anni a Tokyo, da 12 anni a Kyoto. È il segno evidente che c'è probabilmente anche un molto orgoglio per quello che state facendo qui, e io vorrei fare a tutti e a tutti i complimenti per il lavoro che state svolgendo, da chi è qui da qualche mese con progetti specifici dell'Unione Europea sui temi della ricerca, dello scambio di studenti, di ricercatori e di post laurea, a chi invece qui è da qualche anno, da qualche lustro. E tutto sommato questo è il segno più interessante della grande forza che il nostro paese ha e deve tornare ad avere nel mondo. Voi siete sicuramente molto più in grado di me di raccontarmi come i giapponesi guardano all'Italia, con quale sguardo guardano all'Italia, come un punto di riferimento culturale, come un punto di riferimento anche valoriale. Talvolta siamo noi italiani che, specie a casa nostra, guardiamo il nostro paese invece con uno sguardo più rassegnato, talvolta, diciamolo pure, un po' troppo legato al piagnisteo. Eppure l'Italia è vista dagli altri nel mondo come un grande punto di riferimento. Tanta parte di questo merito va a voi che avete lasciato la vostra vita italiana per scegliere di seguire un sogno, una passione, un progetto, una fidanzata, un fidanzato, un lavoro, un grande ideale qua. Una parte però va anche al merito di ciò che l'Italia è e che talvolta noi non riusciamo a rappresentare come dovrebbe. L'Italia è un grandissimo patrimonio di valori e per me, da sindaco di Firenze, ricevere in particolar modo le delegazioni giapponesi era una meraviglia tutte le volte, perché il grado di affetto, di passione, di entusiasmo, di capacità di racconto e di studio di ciò che magari rappresentava quel monumento o quell'opera d'arte era davvero un elemento di emozione straordinario. Il signor Okada, che è mancato qualche mese fa, era talmente innamorato della mia città di Firenze che mise mezzo milione di dollari, anzi di euro, per finanziare il rifacimento del cortile, o meglio, il restauro del cortile di Michelozzo, il Palazzo Vecchio, e quanti altri esempi, anche recentemente a Roma, alcuni di questi benefattori li vedremo nelle prossime ore. Io sono qui però per dirvi che noi a casa nostra stiamo cercando di fare tutto quello che serve per toglierci di dosso i problemi che pure ci sono stati anche in questi anni. Quando sentite dire l'Italia sta facendo le riforme, state semplicemente sentendo dire che l'Italia sta facendo quello che serve per essere un po' più semplice. Talvolta il nostro paese è un po' complicato. Rendere più leggero, più libero, più tranquillo la vita nel nostro paese è un'assoluta priorità. Queste sono le riforme costituzionali, istituzionali, della pubblica amministrazione. L'ambasciatore mi perdonerà se io torno di corsa a Roma, ma mercoledì mattina approviamo la riforma, al massimo giovedì, la riforma della pubblica amministrazione, poi ci saranno i decreti attuativi e capite che è una bella novità. Pensate che ci sarà una norma che permetterà in 60, anzi poi sono 90, le hanno allungate, 90 giorni, però saranno 90 giorni di avere un sì o un no dalla pubblica amministrazione,
e non più i mesi e mesi di tempo per avere un parere con conferenze dei servizi che non finiscono mai. Quindi molto stiamo facendo nel nostro paese, molto stiamo facendo a casa per recuperare quella dimensione di orgoglio e di appartenenza a dei valori comuni che tutti voi senz'altro avete dentro al cuore. Ovviamente molto vogliamo fare anche in questo paese. Allora, rapidissimamente, giusto per raccontarvi che cosa faremo, grazie al lavoro dell'ambasciatore, domani, dopo l'incontro con voi, che è il giusto modo per salutarci, per brindare insieme, per stringere le mani e per augurarvi di cuore in bocca al lupo, domani incontreremo una delegazione importante di imprenditori. Il nostro business con il Giappone è un livello molto interessante in tanti settori. Voi lo sapete, vedevo adesso il rappresentante di Armani che mi diceva che qui Armani, per dirne una, 120 negozi in Europa, 75 quanti? 85, quindi è evidente che ci sono dei settori, non soltanto il grande mondo della moda. Scherzando con Don Loro Piana, ha detto: io mi chiamo così, ma sono un salesiano, non mi occupo del tessile. Però al di là delle battute voglio dire una cosa, cioè che il mondo della moda, del design, dell'innovazione è senz'altro un punto di riferimento molto importante, ma abbiamo degli spazi in più. Il 16 luglio, come sapete, il primo ministro Abe ha fatto approvare una riforma costituzionale importante che apre un settore di grandissimo interesse per la nostra economia nel campo della difesa. Domani sarà con noi l'amministratore delegato Finmeccanica, che ha una realtà di ingegneri di prim'ordine a livello globale. Noi abbiamo voglia e desiderio di investire di più. L'Expo sta aiutando in modo molto significativo i numeri sul turismo. Già nel primo trimestre la crescita del turismo era più 5,3%, e a maggior ragione abbiamo bisogno di investire sul turismo per chi viene dal Giappone. Con 2 milioni e 700 mila presenze siamo il paese con il maggior numero di presenze in Europa per i nostri amici giapponesi. Abbiamo però bisogno anche di mettere a posto di più le nostre città. Io lo dico ai miei ex colleghi sindaci: quando uno fa 10.000 chilometri ha bisogno di trovare le strade pulite, le città funzionanti, ed è questo uno dei punti su cui nei prossimi mesi gli amministratori locali dovranno lavorare di più, certo col sostegno del governo, ma pensate a quanta bellezza c'è in chi si mette in viaggio per farsi 10.000 km per vedere un'opera d'arte, ha diritto ad essere accolto con tutte le attenzioni del caso. Io trovo un dato molto molto interessante quello sul turismo, anche che dimostra come in questo momento, finalmente dopo tanto tempo, l'Italia stia uscendo anche in questo settore dalla crisi. Poi c'è tutto il tema dell'export, e qualcuno di voi mi dava dei dati anche interessanti. In generale l'export in Italia sta crescendo, dall'Italia sta crescendo, più 4,1% nei primi 4 mesi, altro segnale importante, era previsto 3,7, quindi stiamo cresciuti più delle previsioni già adesso, già nei primi 4 mesi, ma abbiamo però bisogno di sottolineare con più forza tutto ciò che possiamo fare in termini di valorizzazione del nostro Made in Italy. Ci sono soltanto 5 paesi al mondo che hanno una manifattura che riesce a esportare più di 100 miliardi. Uno è Giappone, ci sono poi Cina e Corea in Asia, e poi ce ne sono soltanto 2 in Europa, che sono la Germania e l'Italia. Siamo una grande potenza da questo punto di vista. Anche qui vale il principio, smettiamola di piangerci addosso, ma è fondamentale che riusciamo a valorizzare questi aspetti, e da questo punto di vista trovo che le qualità di tante donne e uomini italiani possono essere in qualche misura valorizzate ancora di più. Peraltro è anche un periodo buono per gli investimenti esteri. Hitachi è forse l'emblema di questo. Come sapete, nel 2014 i nostri amici e colleghi europei hanno visto diminuire gli investimenti stranieri nei loro paesi, meno 17%, l'Italia è tornata finalmente ad attrarre, più 30%. Questo non vuol dire naturalmente che dobbiamo attrarre in modo indiscriminato. Per esempio, quando la prima gara per Ansaldo, che poi è stata vinta dai Hitachi, aveva visto delle offerte che prevedevano la chiusura del sito di Reggio Calabria, noi abbiamo detto di no.
perché per noi oggi Reggio Calabria, chi di voi viene dal sud, in particolar modo dalla Calabria, conosce bene quanto sia importante mantenere dei presidi di occupazione in quelle terre. Quindi si è rifatto la gara e la seconda sessione della gara ha visto Hitachi fare un'offerta che comprende anche il polo di Reggio Calabria, che quindi rimarrà, ed è un fatto molto molto importante. Però noi siamo contenti che possa esservi una capacità di attrazione degli investimenti. L'Italia diventa da più attrattiva che i paesi europei, gli altri paesi europei. Anche questo è un passaggio che è particolarmente interessante. Bene, ci sono quindi tanti argomenti da discutere domani a livello di business, e io credo anche però che l'Italia debba smettere di pensare che la globalizzazione sia un problema. Noi nel nostro dibattito politico, troppo rannicchiato, un po' troppo pieno di piagnistei e di lamentele, ci diciamo sempre: ah, la globalizzazione è un problema. Per noi la globalizzazione è una grandissima opportunità. L'Italia è un paese che ha come export, pensate un po', circa 500 miliardi di euro, che è, non vorrei adesso addormentarvi con i numeri, più o meno un terzo del PIL, meno di un terzo del PIL, il 28%. Se facessimo, e questo è il progetto che sta seguendo il viceministro Calenda ed è il motivo per il quale io stesso giro molto in tutti i paesi, perché voglio che sia forte il messaggio che noi diamo in questa direzione, se noi facessimo un aumento sull'export pari a quello, ovviamente in un arco di tempo più ampio, che ha fatto la Germania dopo le riforme, la Germania è al 48% del valore sul PIL dell'export. Sarebbero qualcosa come 350 miliardi in più. Il nostro progetto è un progetto meno ampio, puntiamo ad avere un aumento in 10 anni di 300 miliardi di euro, ma è un progetto che ha bisogno di che cosa? Di un sistema paese solido in Italia e di tanto aiuto e appoggio a chi decide di andare a investire all'estero. Ecco perché anche il primo ministro, non soltanto il ministro dedicato, gira, organizza tutte le occasioni di incontro e di valorizzazione del nostro paese e cerca di dare una mano a chi di voi sta provando a investire all'estero. Tuttavia, e vado rapidissimamente alla conclusione, se da un lato dico tiriamoci sulle maniche e smettiamo di lamentarci perché l'Italia è un grande paese nel mondo, devo anche dire che la nostra grandezza deriva soprattutto dai valori culturali. Ecco perché domani saremo in una importante università, nell'Università delle Belle Arti. Io ricordo ancora la passione con cui tanti nostri amici giapponesi andarono a ammirare, quasi estasiati, il Leonardo prestato dopo tante polemiche dagli Uffizi di Firenze 8 anni fa, nel 2007. E penso che ha fatto bene l'ambasciatore e il suo team a lavorare bene, perché il prossimo anno, quando festeggeremo i 150 anni delle relazioni diplomatiche, possiamo avere dei grandi eventi culturali, a partire finalmente dal ritorno dell'opera in Giappone e sicuramente dell'opera italiana in Giappone, e credo anche da tutte le mostre di natura culturale, perché no, scientifica. Molti di voi che ho salutato avete una forte preparazione scientifica e tecnologica. Ecco perché le università sono il punto di visita di ogni nostra tappa all'estero. Andare nelle università, portare alta la voce dell'Italia in queste università, poi naturalmente gli incontri più di natura politica con l'imperatore, o meglio, di natura istituzionale con l'imperatore e l'imperatrice. Porterò all'imperatore il saluto del Presidente della Repubblica Mattarella e l'invito per il principe per il 2016, nel mese di maggio, se non ricordo male, e naturalmente poi la cena domani sera con l'incontro di lavoro e poi la cena con il primo ministro Abe, che sta svolgendo un lavoro molto importante all'interno di questo paese, che naturalmente ha una serie di passaggi delicati. Siamo colleghi, abbiamo tutte e due riforme costituzionali in ballo. Lui ha fatto la prima lettura il 16 luglio, andrà alla Camera Alta, al Senato. Noi per chiudere le riforme costituzionali abbiamo bisogno di 5 passaggi. Lui solo di 2, quindi è un po' più fortunato, ma noi arriveremo in fondo e anzi alla fine faremo anche un bel referendum, perché siano i cittadini a dire sì o no, come è giusto che sia quando si parla di riforme costituzionali. Tuttavia credo che sia davvero significativo e importante che possiamo avere delle tappe culturali, cosa che accadrà poi a Kyoto nella giornata successiva. Tra l'altro ci vado col treno, che mi dicono essere una brillante intuizione, vale la pena, è un'esperienza comunque
molto bella e rilevante. Del resto anche noi con l'alta velocità abbiamo fatto molto, penso però che il Giappone da questo punto di vista sia il numero uno al mondo, noi siamo il numero uno in Europa, mettiamola così, con buona pace dei francesi, non dica niente ai suoi proprietari che non vorrei che ci rimanessero male, però è così, oggettivamente l'alta velocità italiana è sicuramente la leader in Europa e devo dire che il treno giapponese è un'esperienza, andiamo a Kyoto, ancora un evento culturale. Perché? E finisco su questo davvero. Perché vi ho parlato di business, vi ho addormentato con i numeri, vi ho raccontato tutte le cose che vogliamo fare, mi piacerebbe discutere con voi di come stiamo cercando di rendere più semplice il paese, anche proprio nel merito, per poter ragionare, riflettere, perché no, cambiare qualcosa se necessario. Ma il punto chiave non è soltanto l'aspetto economico in Italia. Da un lato c'è un atteggiamento mentale, bisogna smettere di piangersi addosso e tirarsi sulle mani. Questo vale in tutta Italia, vale in particolar modo in questo momento nel Mezzogiorno, che ha delle potenzialità inespresse. L'Italia oggi ha dei tassi di crescita in cui il Nord supera la Germania e il Mezzogiorno fatica di più. Questo è il nostro grande problema che abbiamo di fronte a noi. E sicuramente il governo deve fare tutto quello che deve fare, ma c'è bisogno anche di metterci il cuore, di impegnarsi. Tutti voi sapete che la salvezza non arriverà mai da qualcuno esterno, bisognerà avere il coraggio e la forza di mettersi in gioco personalmente. E quindi il primo atteggiamento è l'approccio mentale e personale di ciascuno di noi, metterci davvero tutta l'energia possibile. E dall'altro c'è però la consapevolezza di ciò che siamo. Finisco proprio su questo, perché io sono molto colpito, credo come tutti voi, dal fatto che ci siano stati in questi ultimi mesi molti eventi terroristici davvero drammatici. Penso a ciò che è accaduto in Tunisia, al Museo Bardo, penso a ciò che è accaduto in Francia, a Charlie Hebdo, la redazione di un giornale, penso alle scuole colpite in Pakistan, penso alle università, l'Università di Garissa, colpita in Kenya. Sono stato a Nairobi a portare la solidarietà di tutti voi, degli italiani, ai ragazzi kenioti e alle loro famiglie, o ai luoghi di culto, ciò che è accaduto nelle sinagoghe di Bruxelles o di Copenaghen. È come se si decidesse di colpire i simboli, i luoghi simbolici di ciò che siamo. Ecco perché per me è molto importante, come Italia, partecipare a degli eventi dentro le università e dentro i musei. Noi siamo i valori che rappresentiamo e l'identità culturale che esprimiamo è l'identità che viene da una straordinaria storia, che è la storia dei nostri padri e di cui vogliamo essere degni eredi. Ed è il motivo per il quale con i nostri amici giapponesi, così innamorati della nostra stile di vita, come noi amiamo molto il loro, così innamorati del modo anche di vivere, penso per esempio allo straordinario scambio culturale che c'è sul cibo, parlavo con alcuni di voi, 90.000 tra ristoranti e pizzerie italiane in Giappone, e contemporaneamente al grande successo che per esempio ha in questo momento Expo, la signora Abe è venuta a visitarci nel mese di luglio, e tuttavia questi valori sono valori che non appartengono soltanto al passato, sono valori identitari, sono valori che parlano al cuore e che l'arte e la musica, la letteratura, la poesia rappresentano in modo strepitoso e straordinario. Dunque, due giorni molto rapidi, mercoledì mattina siamo a Roma a occuparci di pubblica amministrazione, ma queste 48 ore sono il tentativo per dire una volta di più quanto l'Italia ami il Giappone e una volta di più quanto il Giappone possa investire, lavorare, aprirsi agli investimenti italiani come noi ci apriamo agli investimenti giapponesi. Le cose in Italia tornano finalmente ad avere il segno più davanti, bene, non basta. C'è bisogno di entusiasmo e c'è bisogno di ricordarsi chi siamo, cioè donne e uomini portatori sani di cultura e di speranza. E da questo punto di vista a tutti e a ciascuno l'invito a riportare a casa, quando sarà il momento, è il segno che devo finire di parlare, è il segno di dire se in Giappone si parla meno, non si preoccupi, grazie. L'augurio di riportare a casa, quando tornerete a casa, tutta la vostra energia. L'Italia ha bisogno di questo e forse anche voi avete bisogno di sentire da parte dell'Italia un abbraccio di affetto e una parola di speranza. In bocca al lupo di cuore, arigato e grazie per la vostra presenza.